Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, se vedete che ho tantissimi capelli in più perché ho appena messo l'extension, fatemi sapere come vi sembra, se vi piace, come mi stanno, io le amo. Comunque, ragazzi, si sta facendo buio fuori, quindi ho acceso la luce. Non so come sarà l'illuminazione, ma oggi voglio fare questo video aggiornato perché vi avevo fatto il video su quello che spendevo quando abitavo ad Alkmaar, quindi sempre in Olanda, ma in un'altra città. E oggi voglio farvi appunto sapere, perché mi chiedete in tantissimi, so che in molti volete trasferirvi qui ad Amsterdam, quindi vedremo nel dettaglio tutto quello che io personalmente spendo ad Amsterdam, quindi vi dirò quanto pago di affitto, quanto pago di bollette, tutte le mie spese qui ad Amsterdam. Vi darò tutto cifre esatte, precise, perché mi sono segnata tutto sul cellulare proprio a decimali, ok? Quindi iniziamo subito, come nell'altro video, presumo, iniziamo subito con quello che pago di affitto. Questa è forse la domanda che mi viene fatta più spesso, però è una domanda molto tricky, perché ovviamente l'affitto dipende dal tipo di casa che hai, quindi dipende dalle disponibilità economiche di ognuno, dipende da quello che volete, dipende se volete abitare in centro oppure no, quindi questo cambia veramente moltissimo. Per quanto mi riguarda, io abito in super 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 centro, tra l'altro in una delle zone più quotate, in una delle zone più, diciamo, non voglio dire lussuose, ma appunto zone un pochino più rinomate, diciamo così. Quindi è una zona molto molto cara quella dove abito io. Sono in pieno centro, in più, come sapete, ho un solarium che possono utilizzare solo le persone che abitano nel mio palazzo. Ho la sauna e la piscina che possiamo utilizzare solo noi, portiere, videocamere, quindi insomma, questa piccola grande premessa, tutta per farvi capire che il prezzo che pago io di affitto naturalmente non è necessariamente quello che potreste pagare voi, nel senso dipende tantissimo. Comunque, quello che pago io di affitto per il mio appartamento, che sono 100 metri quadri, appunto con la piscina e tutte le cose che vi ho appena elencato, io pago 2.150 euro al mese. Non pago però nulla di spese condominiali che sono invece a carico della persona che mi affitta l'appartamento, quindi questo per me era ottimo. Devo però menzionare che l'affitto di questa casa era 2.450, è stato abbassato causa Covid e perché non riuscivo a trovare nessuno fino a quando sono subentrata io, quindi vi può sembrare tanto, ma per la zona in cui sono, per il fatto che ho la piscina, la sauna e tutte queste cose qui, appunto non è tanto, perché è stato abbassato di un bel po'. I prezzi degli affitti dipendono tantissimo se state in centro oppure no, e naturalmente dalla grandezza dell'appartamento. Ad esempio, quando abitavo con Neil, adesso posso dirvelo dove abitavo perché tanto non ci siamo più lì, abitavamo a Slotten, New Slotten, che sono è una zona a sud ovest di Amsterdam, e lì ad esempio pagavamo per una casa molto grande sui 1200 1700, 1500, una cosa del genere, quindi dipende moltissimo naturalmente. Io quello che consiglio, se volete venire ad abitare ad Amsterdam, piuttosto che sacrificarvi in un posto piccolissimo in centro per pagare un po' meno, piuttosto prendete un appartamento un pochino più grande, però fuori centro, perché i mezzi qui sono sempre puntuali, raggiungono tutta la città, anche tutta la periferia, quindi è molto comodo, ma oltre al fatto che ci sono i mezzi, qui ci si muove in bicicletta, quindi è molto semplice. Per esempio, dove abitavamo noi, che è un bel po' fuori centro, cioè un bel po' fuori centro, comunque Amsterdam, però un pochino fuori, ci mettevamo 15 minuti di bicicletta ad arrivare in centro, quindi è super super fattibile. Quindi se posso darvi un consiglio, sicuramente prendete piuttosto un posticino un pochino più grande, piuttosto che voler a tutti i costi andare a stare in centro città, perché veramente gli affitti in centro città, nelle zone decenti, sono veramente altissime. Stavamo menzionando appunto i mezzi di trasporto, la bicicletta. Anche qui vi confermo che anche ad Amsterdam, per muovermi spendo zero, assolutamente zero. Sono sempre solo in giro o a piedi, perché abitando in centro ho
tutto qui, oppure in bici, e anche quella appunto è gratis. Quindi tra l'altro qui adoro, perché ho il garage e la bicicletta non deve stare, cioè in realtà anche nella casa prima, però sono contenta perché ho il garage, quindi la bicicletta non si bagna, e insomma niente, una bella comodità. Molto fortunata e molto contenta di non spendere assolutamente nulla per spostarmi, perché non prendo praticamente mai mezzi, piuttosto mi faccio una passeggiata lunga oppure prendo la bici, perché muoversi in bicicletta ad Amsterdam è molto più rapido piuttosto che prendere i mezzi, perché riesci a fare tutte le stradine, tutte le scorciatoie in cui le macchine non possono accedere. Quindi una spesa che dovete assolutamente fare se volete trasferirvi ad Amsterdam, forse la prima che dovete fare è assolutamente comprare una bicicletta. Poi, quanto spendo di internet sul cellulare? Io qui ho Vodafone ed ho il provider gemello praticamente per internet a casa, e quindi pago meno. Pago 17,60 euro e ho inclusi chiamate, messaggi, di tutto e di più che non uso mai praticamente, però con 50 gigabyte, cioè una cosa che non raggiungerò mai, tipo, quindi 17,60 euro per il cellulare. Per quanto riguarda invece internet di casa, l'abbonamento, io volevo fare solo internet, ma non si può, ho dovuto fare internet e TV base, perché qui ci sono un sacco di canali, se non sbaglio sono via cavo o digitale, qui si vede quanto io ne capisco, non ci capisco nulla. Comunque ho potuto prendere solo internet, perché io dicevo, io non la voglio la TV, non la voglio la TV, e mi hanno spiegato che devo per forza prenderla, almeno la basic, il minimo, e adesso mi sono un po' pentita di non aver preso in realtà quella che offre un po' più di canali, perché quando abitavo qui in passato avevo Animal Planet, History Channel, National Geographic, tutti i canali che adoravo, quindi ci sto un po' pensando. Però per adesso appunto ho internet illimitato, quello a casa classico con il modem eccetera che abbiamo tutti, più la TV con i canali basic, quindi c'è qualche canale, non saprei neanche dirvi quali perché non la guardo mai. Non so dirvi la velocità di internet esattamente, perché come le l'altro video io di giga, vi giuro, non ci capisco nulla, cioè non ci capisco niente. So però che è molto veloce, tipo un video YouTube lo carico in 10 minuti, a volte anche meno, dipende naturalmente quanto è lungo, però so che ho la fibra ottica, quindi è molto veloce. Spesa invece al supermercato, quindi alimentari. Questo mi viene chiesto molto spesso. In linea generale qui la spesa costa meno rispetto all'Italia. Devo dire che c'è più scelta, nel senso che ci sono anche prodotti che costano molto molto poco, che sono appunto fatti per chi può, veramente non può permettersi di andare neanche al supermercato, quindi veramente costano poco. Vi sto parlando di pasta 30 centesimi, biscotti a 90 centesimi, costa veramente poco. Poi dipende dal supermercato, c'è l'Albert Heijn che è parecchio caro, Jumbo più o meno siamo lì, forse un pochino meno, il Dirk io lo preferisco, anche se qui non ne ho uno vicino. Insomma, in Olanda questi sono un po' i supermercati, c'è anche il Lidl, però quelli sono discount. Anche però i supermercati, quindi non i discount, costano un pochino meno rispetto all'Italia, dipende. Avevo fatto l'esempio nell'altro video dell'ibuprofene, che non pago veramente niente rispetto all'Italia, o del filo interdentale, che non pago niente rispetto all'Italia. Tante cose costano meno, anche la Nutella addirittura, almeno così mi avete detto quando vi ho fatto vedere la Nutella. Però la frutta e la verdura ad esempio spesso costa di più, quindi dipende. Vi dico, l'ultima spesa che ho fatto, sono andata a vedere, l'ultima spesa che ho fatto di qualche giorno fa era di 132,97 euro, e ho preso un bel po' di cosine. Devo dire onestamente, sto ordinando tantissimo a casa, quindi non sto facendo tantissima spesa, non sto comprando tantissime cose perché ordino sempre, quindi diciamo che di spese così ne faccio onestamente anche solo una o due al mese, perché poi vado giusto al supermercato a prendere tipo, non lo so, un tè alla pesca. Quindi la spesa ovviamente varia, io sono da sola, l'ultima è stata di 132,97 euro ed è stata l'unica che ho fatto questo mese. Appunto ogni tanto vado, tipo se ho voglia di mangiare qualcosa in particolare vado al supermercato che è vicino e mi prendo solo quello, però si sta parlando appunto di piccolissime spese di 5-6 euro. La spesa unica che ho fatto era questa. Gli ordini online,
ordini online, ragazzi, il mese scorso ho guardato, ero 350 euro, quindi facciamola, stendiamo un velo pietoso, questi sono gli ordini. Comunque devo essere onesta, i ristoranti quando riapriranno, quando sono aperti, costano un pochino di più rispetto all'Italia, calcolate un 15-20% in più di media, ovviamente sto parlando molto generalizzato, in modo molto generalizzato, ok? Quindi più o meno, però un 15-20% in più qui i ristoranti costano rispetto all'Italia. Non parliamo del cibo italiano, che qui ovviamente è considerato cibo straniero, quindi è carissimo, una pizza la paghi 15 euro, una margherita 12-13 euro. Però sì, mangiare fuori e ordinare costa un pochino di più rispetto all'Italia. Poi, un'altra cosa che non avevo inserito nell'altro video, se non sbaglio, perché mi ero dimenticata diverse cose, quindi devo recuperare stavolta. Un'altra cosa che non avevo inserito era la signora delle pulizie, qui naturalmente sono tutte cose opzionali, però vi spiego quello che spendo io. Lei viene una volta alla settimana e la pago 77 euro ogni volta, facendo il calcolo al mese sono 308 euro con 4 naturalmente settimane. Poi altra cosa che mi ero dimenticata nell'altro video di menzionare, l'avevo poi scritta mi sa nel box informazioni, però non è la stessa cosa. In Olanda è, molti dicono che è come in America, in realtà non è proprio come in America, comunque qui c'è l'assicurazione sanitaria obbligatoria, non è come da noi che la sanità è pubblica e quindi tra virgolette gratuita perché viene pagata con le nostre tasse, qui è privata e si tratta appunto di assicurazioni sanitarie private. Io ho preso quella che avevo già quando stavo qui anni fa e si chiama Andersorg e la pago, sono andata a vedere, la pago 116 euro al mese. Io ho quella basilare, quindi quella minima, perché non vado mai dal medico praticamente, se non per i vari check-up, controlli, ma il minimo proprio, perché ci sono diverse fasce che si possono scegliere. So almeno due, non so se sono due o tre le fasce, comunque io ho preso quella, appunto quella minima. Quindi questa è una cosa assolutamente da prendere in conto, l'assicurazione sanitaria, perché è un costo notevole, diciamo, se poi si fa il calcolo, è un costo notevole comunque da prendere in considerazione. Acqua, luce e gas. Allora, qui ci siete rimasti tutti perché pagavo pochissimo nell'altra città, anche qui non pago tanto in più in realtà. Allora, io di acqua, ragazzi, pago pochissimo, cioè l'ultima bolletta era tipo, sono andata sulla mia banking app a cercare disperatamente quanto ho pagato di acqua, non riuscivo a trovare la transazione, ok? Però più o meno sui 20 euro, una cosa così. Qui l'acqua costa pochissimo e anche la luce costa poco. Gas e luce pago 161 euro al mese per entrambe assieme. Qui non è a bimestre come in Italia, sono tutti costi, tutti costi mensili. Poi altra spesa importante che devo prendere in considerazione io, ma nessun altro deve prendere in considerazione, a meno che non siate liberi professionisti, il mio commercialista lo pago 229,59 euro al mese, quindi, però anche qui ovviamente il commercialista dipende, nel senso che dipende da quanto lavoro gli dai e dal tuo tipo di lavoro, eccetera. Il mio lavoro è parecchio complicato, un sacco di entrate da diverse parti, da diversi paesi, quindi per me è caretto il commercialista, ok? Però ne ho assolutamente bisogno perché io non sarei mai in grado e non vorrei mai mettermi a fare conti e perché sbaglierei sicuro io con i numeri, veramente, cioè peggio di me non esiste. Quindi questo è quello che spendo per il commercialista. E qui, a parte i miei investimenti privati che ho, questo è tutto. Spero di non essermi dimenticata nulla, naturalmente non ho calcolato spese magari beauty eccetera, tante cose comunque mi arrivano dalle aziende, lo sapete, quindi anche lì io spendo veramente poco. Però per esempio oggi sono stata dal parrucchiere, ho speso 650 euro per l'extension e tutto quanto, però non l'ho messa questa cosa qui. In linea generale i parrucchieri più o meno costano come in Italia, ecco, su questo non vedo differenze. Sono andata in un salone super rinomato eccetera, però in linea generale più o meno siamo là. Quindi non ho messo altre spese che non sono fisse ogni mese, spero appunto di non essermi dimenticata nulla. Nell'altro video, visto che mi avete scritto in tanti, di dirvi qual è lo stipendio medio qui in Olanda, in modo da capire com'è il tenore di vita. Per me è un po' complicato parlare di stipendio medio eccetera, perché io, avendo la mia azienda, non so esattamente. Quello che posso dirvi è che
dai miei amici, dalle persone che conosco, anche dal mio ex Neil quando lavorava qui, in linea generale si parla di... dipende tanto dal lavoro. Un lavoro d'ufficio in linea generale siamo sul 20% in più rispetto all'Italia, ok? Quindi un 15-20% in più rispetto all'Italia, dipende tantissimo però dal tipo di lavoro. Un ricercatore che in Italia viene pagato pochissimo, qui guadagna molto molto bene. Un programmatore qui guadagna sui 5.000 euro. 5-6 mila euro, quindi dipende anche tanto dal titolo di studio che avete. In linea generale, se il titolo di studio in Italia non viene tanto apprezzato, o comunque la paga non viene aumentata quando hai un titolo di studio in Italia, qui invece sì. Un'altra cosa molto figa che c'è qui, che in Italia non esiste, è che qui qualsiasi posto di lavoro tu debba andare, cioè o in un'altra città oppure nella tua stessa città e magari devi prendere uno o due autobus, qui tutto quello che spendi per andare a lavorare, per tornare dal lavoro, ti viene rimborsato al 100% interamente alla fine del mese con la tua paga. Loro calcolano che appunto se devi raggiungere il tuo posto di lavoro, quella spesa non deve essere a carico tuo ma a carico dell'azienda, e quindi ti viene rimborsato completamente. Quindi se andate in macchina vi viene rimborsata la benzina, stavo per dire l'autostrada, ma qui le autostrade sono tutte gratuite, non esistono autostrade a pagamento, ti viene rimborsata i mezzi, quindi ti viene rimborsato il biglietto del tram, insomma, quindi tutto interamente ti viene rimborsato quello che spendi per il tragitto. E questo penso che sia un po' tutto quello che volevo dirvi. Ho il terrore di essermi dimenticata qualcosa, ma penso di avervi detto tutto. Quindi spero che vi sia piaciuto questo video, mia family, scusatemi l'illuminazione, ma ormai si è fatto quasi buio fuori, sono solo con la mia lucina, quindi vi mando un bacio gigantesco, vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte, 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 e vi aspetto domani sempre puntuali alle 17.30 qua su YouTube. Ciao!